Finalmente questo film arriva in Giappone. Ragazzi, manca ormai un solo giorno. Dragon Ball Super Super Hero arriverà nelle sale giapponesi l'11 giugno e al giorno d'oggi non è ancora stato confermato il nemico finale. Lo scopriremo presto con gli spoiler, perché una volta uscito il film, comunque, sicuramente gli spoiler cominceranno a girare. Ma già qualcosina l'abbiamo scoperta, ragazzi, e ne parleremo solo a fine video. Per cui questa è la nostra ultima occasione per parlare insieme di questo film prima dell'uscita e fare così le nostre teorie. Mettiamo un po' insieme le ultime informazioni. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a Dragon Ball Super Super Hero. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Cominciamo subito con l'ultimo trailer pubblicato proprio oggi. A poche ore dall'uscita in Giappone, Toei svela un nuovo trailer del film di Dragon Ball Super Super Hero. Come sempre, questo trailer ci mostra alcune nuove immagini, ma non rivela ancora il boss finale. E questa è una cosa abbastanza sorprendente, ragazzi, da parte di Toei Animation, soprattutto se ricordiamo la pubblicità molto aggressiva per il film Dragon Ball Super Broly di qualche anno fa. Ricordiamo infatti che all'epoca, 2 settimane prima dell'uscita del film, un trailer ci ha rivelato la presenza di Gogeta all'interno del film. Ma per Super Hero, Toei sta mantenendo il segreto. Quindi i fan giapponesi avranno una sorpresa assoluta quando vedranno il film al cinema. Un grande sforzo che sicuramente sarà molto apprezzato dal pubblico, il quale rimarrà molto sorpreso nel caso in cui il villain si rivelasse un personaggio molto atteso. Ma vediamo un po' cosa riporta il trailer. All'interno del video vediamo Magenta, il capo dell'organizzazione nemica, che dice che la rinascita dell'esercito del Fiocco Rosso è ormai vicina. Il testo del video recita: «I Saiyan minacciano la pace!» Carmine, il personaggio alto che sta con i nemici, dirà: «I ragazzi di nome Vegeta e Son Goku sembrano davvero dei nemici potenti». E poi vediamo il Dottor Edo dire: «È ora che gli eroi facciano il loro ingresso». Vediamo Magenta essere d'accordo. Dottor Edo dirà che possono conquistare questo mondo ammuffito in un attimo. E dopo varie immagini di scontri, in cui vediamo Pan, in cui vediamo Gohan, vediamo entrare in azione Gamma 1 e Gamma 2. Che dicono di essere supereroi agli ordini della giustizia e che sono stati creati per questo. Ragazzi, parere mio personale, ma quanto vorrei vedere Great Saiyaman affrontare questi due. Però ho paura che è un desiderio solo mio, però. In seguito seguiranno all'interno di questo trailer delle scene di lotta dove è presente anche Piccolo e alla fine il testo recita: «E nasce il peggiore». E vedremo Magenta urlare a qualcuno di attivarsi. Dal trailer è abbastanza chiaro, no? L'organizzazione del Red Ribbon e i personaggi che ci vengono mostrati sin dall'inizio del film sono giusto quelli che daranno il via alla narrazione. È facile capire che il vero villain, il pericolo finale, arriverà solo in seguito. Quando Magenta urla di attivarsi, probabilmente è lì che arriverà il villain principale. Vediamo un po' alcune informazioni su questo film. Dragon Ball Super Super Hero è l'ultimo film di Dragon Ball prodotto dalla Toei Animation. Il film è diretto da Tetsuro Kodama. Akira Toriyama, l'autore del manga di Dragon Ball, torna a scrivere la sceneggiatura e a disegnare alcuni dei personaggi per questo film. La storia della pellicola è ambientata tra la fine del film Dragon Ball Super Broly e il 28° torneo Tenkaichi, che chiude la storia del manga di Dragon Ball. L'esercito del Red Ribbon, che come sappiamo in passato è stato distrutto da Son Goku, tornerà di nuovo in azione. I nuovi cyborg Gamma 1 e Gamma 2 si proclameranno supereroi e affronteranno Gohan e Piccolo. Sappiamo che Goku, Vegeta e Broly avranno un ruolo di secondo piano all'interno del film. Sappiamo che vedremo Trunks e Goten, vedremo Krillin, vedremo C-18. Ed ecco ragazzi, tutte queste sono le informazioni ufficiali che sappiamo sul film. Ma ci sono anche degli spoiler, quindi possiamo già parlare anche di qualche informazione che è stata diffusa su internet. Ovviamente se non volete conoscere gli spoiler, vi invitiamo a mettere un bel like a questo video se fino ad ora vi è piaciuto e a non proseguire con la visione. Gli spoiler di cui stiamo parlando provengono da un video di DB Hype, un leaker noto su Twitter per la condivisione di contenuti su Dragon Ball. Poiché anche altri leaker hanno confermato questi spoiler, se ne può anche parlare. Ma non sono ancora nulla di certo. Quello che succede non è confermato, quindi prendete tutto con le pinze e parliamone insieme. Si dice che C-21 avrà un piccolo cameo nel film,
e conosceremo anche il suo vero nome. C21, per chi non lo ricordasse, è il personaggio che abbiamo conosciuto nel videogioco Dragon Ball FighterZ. Beerus e Shirai si incontreranno per la prima volta e Beerus la troverà carina. Le offrirà infatti di rimanere sul suo pianeta per tutto il tempo che vorrà. Goku, Vegeta e Broly non si trasformeranno affatto nel film. Ci sarà una scena tra Videl e Piccolo in cui lei gli chiede di badare a Pan. Videl è un insegnante di arti marziali. Piccolo è arrabbiato con Gohan perché non va a prendere Pan e non si allena più. Hashimaru è un'ape assassina, è l'ape assassina di Edo e pare che ucciderà qualcuno all'interno del film. Si pensa possa trattarsi di Magenta. All'inizio Piccolo perderà contro Gamma 2 e poi si infiltrerà nel quartier generale del Red Ribbon. Per essere più forte, Piccolo chiederà a Dende di sbloccare i suoi poteri, ma Dende gli suggerirà di chiederlo al drago Sherron. Bulma esprimerà due desideri al drago. Il primo è quello di avere un sedere più sodo, mentre il secondo è quello di avere occhi più belli. Uno dei cinque personaggi tra Gamma 1, Gamma 2, Dottor Edo, Carmine e Piccolo morirà durante il film. Forse sarà Gamma 2 a farlo, perché la traccia 17 dell'album delle colonne sonore del film si intitola La determinazione di Gamma 2. Goku porta Shirai, Broly e Lemo sul pianeta di Beerus. Goku spiega che fa questo per evitare che Freezer li trovi. Jiren viene citato da Vegeta e vedremo un breve flashback. Vegeta infatti vuole combattere come Jiren. A quanto pare il villain principale del film sarà un certo personaggio che... sarà scioccante, ok, ecco, mettiamola in questi termini. Un po' ce l'aspettiamo tutti, un po' è stato invocato, un po' speravamo proprio di non vederlo, però pare che si prenderà questa strada. Sarà un certo personaggio, ragazzi, sempre se gli spoiler sono veri, chiamato Cell Max. Ma sarà davvero lui il boss finale di questo film? Allora, il boss finale del film sarebbe Cell. In teoria però non si tratterebbe dello stesso Cell che tutti conosciamo e che sarebbe risorto, ma di un altro Cell, un prototipo, una nuova versione di Cell dai colori verde, rosso e nero, chiamata appunto Cell Max e che è stato creato dal Dottor Edo. In teoria, ragazzi, questo personaggio non dovrebbe nemmeno parlare. Si tratta solo di un villain molto potente contro cui lottare e che non parla, l'unica cosa che fa è urlare mentre combatte. Però un personaggio fortissimo, da quello che ci sembra di capire sarà un personaggio fortissimo. Sarebbe infatti proprio Magenta, colui che attiva Cell Max. Il Dottor Edo infatti non vorrebbe attivarlo perché non ha ancora il controllo del cervello, non ha controllo sul cervello di Cell. E in caso di attivazione questo personaggio si manifesterebbe in modalità furia, per cui il Dottor Edo non vuole rischiare. Però rischia Magenta, sarà lui ad attivarlo comunque. Secondo questi spoiler, Gotenks combatterà al massimo contro Cell. Nel trailer vediamo infatti la modalità FAT di Gotenks. Questo significa che intanto la fusione la fanno, però nel trailer ci mostra la versione FAT. Quindi gli spoiler ci dicono che combatterà al massimo, quindi ci viene da chiederci, da immaginare. Immaginiamo che Goten e Trunks ripeteranno la fusione, ma lo scopriremo questo poi con il film. Ovviamente questo Cell Max combatterà anche con altri personaggi. Ripetiamo, ragazzi, si tratta di indiscrezioni. Nulla è stato confermato ufficialmente, quindi bisogna prendere con le pinze queste informazioni. Vedremo Cell Max? Non lo vedremo? Ancora non si sa. Però se già se ne comincia a parlare, forse qualcosa di vero c'è. Come dicevamo però, esiste un trailer in cui vediamo Gohan lanciare una Kamehameha e lo fa anche Gotenks, che lo vediamo in versione FAT. Si vede per un attimo da dietro Gotenks in versione FAT. È probabile quindi che proprio in questa scena i personaggi affronteranno il boss finale del film. Non è stato ancora rivelato ufficialmente chi potrebbe essere questo villain, ma il trailer comunque già ci fa capire che ci sarà questo nuovo villain, no? Questo villain a sorpresa. Secondo voi vedremo proprio Cell? I giapponesi questa volta hanno agito come gli americani con Spider-Man No Way Home, anche se molto in piccolo però lo hanno fatto, fino alla fine hanno mantenuto il segreto. Un villain simile a Cell ci potrebbe stare, l'importante è che come dicono gli spoiler non si tratti proprio del Cell che conosciamo e che è stato riportato in vita, alla fine che venga richiamato tramite l'aspetto ci sta,
si tratta sempre di un personaggio creato da uno scienziato. Stiamo parlando sempre del Red Ribbon, per cui un collegamento del genere, un richiamo a Cell, ci potrebbe anche stare. Ma sarebbe interessante però avere proprio un nuovo nemico. Goku, Vegeta e Broly sembra che non avranno ruoli importanti in questo film. Ci sta, perché loro si sono presi tutto il film precedente, ragazzi, quindi la cosa che più ci piace di questa nuova pellicola è proprio il fatto che finalmente per tutto il film sarà dato spazio a quei personaggi che purtroppo vengono sempre messi da parte. Vedere Piccolo e i figli di Goku e Vegeta come protagonisti sarà davvero la cosa più originale che questa nuova storia poteva darci. Ma voi cosa ne pensate? Non scrivete che volevate Goku e Vegeta. Dai, solitamente la critica più comune del manga di Super è proprio questa, il fatto che viene dato troppo spazio solo a questi due personaggi, ovvero Goku e Vegeta. Per una volta, quindi, ragazzi, godiamoci un film senza di loro. E con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ragazzi!